La nuova Zoe è dotata della funzione Easy Park Assist per semplificare le manovre di parcheggio. Grazie ai sensori montati sui paraurti anteriore e posteriore del veicolo, questo sistema è in grado di rilevare un'area di parcheggio tra due veicoli, parcheggiare la nuova Renault Zoe e uscire da un'area di parcheggio parallelo, senza dover girare il volante. Il sistema funziona a velocità inferiore ai 30 km orari. Per attivare Easy Park Assist, premere questo pulsante. La spia integrata si accende e nella schermata Easy Link appaiono tre opzioni di manovra di parcheggio: parallela, perpendicolare e angolata. Attivare l'indicatore di direzione del lato in cui si desidera cercare un posto auto. Quando viene rilevato uno spazio, questo viene visualizzato sullo schermo multimediale con la lettera P minuscola. Continuare a spostarsi delicatamente in avanti finché non viene visualizzato il messaggio STOP accompagnato da un segnale acustico. Lo spazio viene quindi riclassificato sullo schermo con la lettera P maiuscola. Il sistema è quindi pronto per la manovra ed è possibile inserire la retromarcia. Sul quadro della strumentazione viene visualizzata questa spia accompagnata da un segnale acustico che richiede al conducente di lasciare il volante e seguire le istruzioni riportate sullo schermo. Tutto ciò che si deve fare è cambiare marcia avanti e indietro usando la leva del cambio e i pedali. La velocità non deve superare i 7 km orari. Una volta completato il parcheggio, la spia si spegne e viene emesso un segnale acustico. Se il veicolo è dotato di una telecamera di retromarcia, è possibile visualizzare le aree circostanti sullo schermo multimediale. Per uscire da un'area di parcheggio parallela, premere il pulsante di Easy Park Assist. Sulla schermata, selezionare il diagramma corrispondente alla manovra e attivare l'indicatore di direzione per il lato sul quale si desidera uscire. Quindi, tenere premuto il pulsante per circa 2 secondi. Questa spia compare sul quadro della strumentazione accompagnata da un avviso acustico. Senza muovere il volante, passare successivamente da marcia avanti a retromarcia. Una volta in posizione per uscire dal parcheggio, il sistema avverte che la manovra è completata mediante la scomparsa della spia dal quadro della strumentazione e l'emissione di un segnale acustico. È tuttavia possibile riprendere il controllo e sospendere Easy Park Assist in qualsiasi momento riprendendo manualmente il controllo del volante o premendo questo pulsante. Easy Park Assist funziona solo se rileva altri veicoli. Pertanto, questa funzione non può essere utilizzata in un parcheggio vuoto in quanto non rileva segnali a terra. Durante le fasi di manovra il volante potrebbe girare rapidamente, non mettere le mani al suo interno e assicurarsi che nulla possa influire sulla sua rotazione. Questa funzione è un ausilio alla guida che non deve comunque sostituire la vigilanza del conducente. Effettuare sempre un controllo visivo per confermare che lo spazio di parcheggio disponibile suggerito dal sistema non presenti ostacoli.